Quale altra città al mondo ha un corso principale lungo 3.800 metri, largo dai 30 ai 70 metri e su cui si affacciano 170 palazzi ricoperti di marmi preziosi? È il Canal Grande che attraversa Venezia, parte dal bacino di San Marco e a Rialto ha il suo cuore, quel ponte di Rialto su cui affaccia il fondaco dei tedeschi, il fondigo, come dicono i veneziani, cioè il luogo in cui la città germanica si ritrova, la popolazione germanica si ritrova per commerciare, per vendere, per stoccare le sue merci ed entrare in dialogo con tutto il mondo conosciuto in questa Venezia porta d'Oriente e Occidente. E per questo fondego Giorgione lavora agli affreschi della facciata d'acque, una facciata su cui si collocano queste sue straordinarie figure. Rimane solamente, ormai consunta dall'acqua salmastra, una nuda, è una figura stante, chiusa in una nicchia, straordinariamente monumentale in cui si riassume tutta la maniera moderna. Giorgione ci racconta una pittura nuova, è la pittura del colore, del colorire morbido, dello sfumare e del legare la figura monumentalmente per raccontarci una nuova scultoreità, in parallelo con quanto farà Michelangelo con gli affreschi della Sistina, perché tutto il mondo ormai è pronto a un nuovo linguaggio, da cui partiranno Tiziano, Sebastiano e tutta l'evoluzione moderna. Galleria dell'Accademia, Venezia, la nuda di Giorgione, 1508 circa.